pratica il Festival Internazionale di Teatro di Strada sbarca per la prima volta in 4 comuni, il 3 e il 4 giugno a San Maurizio, il 10 e 11 a Amati, il 17 e il 18 a Nole e il 23, 24 e 25 giugno Cirie. Siamo col direttore artistico Cristiano Falcomer, un festival quindi che si espande con 11 serate, 24 compagnie e 81 artisti. La qualità artistica sempre il vostro obiettivo. Sì, il nostro obiettivo è di portare le migliori compagnie internazionali di teatro di strada qui a Lunatica. Quest'anno abbiamo ben 12 prime nazionali. 11 di queste prime nazionali saranno l'unica volta che si potranno vedere questi spettacoli in Italia. E poi per vivere il festival, street food e ristoranti aperti, una novità. Sì, quest'anno abbiamo tantissime collaborazioni, ci sono ristoranti aperti che daranno la possibilità appunto di cibi veloci, sia per andare vicino, insomma essere vicini al festival, quindi prima, durante e dopo gli spettacoli si avrà la possibilità di mangiare e rilassarsi, insomma, tra uno spettacolo e l'altro. Abbiamo la collaborazione col Festival Jazz Around the Clock, e quindi ci saranno concerti, ma la collaborazione della SOC, del Taurus Factory, che daranno insomma la possibilità anche di una prosecuzione dopo mezzanotte con concerti dal vivo. Quindi consigliamo non solo di venire alla sera, che quando ci sono gli spettacoli, ma di passare proprio una bella giornata qui da noi. Quindi vivere il festival un po' in tutta la sua completezza, sì. Possibilità e opportunità. Un ultimo cenno, se può, brevemente, il premio Gianni Damiano per le nuove generazioni. Il festival quindi ha un occhio di riguardo anche per chi l'artista lo vorrà fare, sta iniziando ora. E poi il teatro del territorio, cioè un occhio di riguardo anche alle compagnie locali. Essendo un festival europeo si potrebbe trascurare le qualità di tanti artisti che sono nati qui. Certo. Ma allora, il premio Gianni Damiano è diciamo una vera e propria vetrina ormai su quelle che sono le nuove produzioni e le compagnie emergenti di teatro di strada, teatro urbano, clown, insomma d'Europa, anzi direi a livello internazionale. Quest'anno abbiamo scelto 8 compagnie, è una selezione di progetti, spettacoli nuovi. Quest'anno abbiamo scelti 8 su 72 richieste pervenute, che sono arrivate da Canada, dal Cile, dall'Argentina, dall'Iran, da Israele. Il teatro del territorio, noi non ci dimentichiamo da dove arriviamo, quindi siamo sempre stati siamo un festival che è radicatissimo nel territorio, lo dimostrano le tante collaborazioni che abbiamo, ma ben venga anche chi il teatro non lo fa di professione ma lo fa per divertimento, e quindi un palcoscenico importante come Lunatica. Tutti gli spettacoli sono rigorosamente gratuiti.